Ben ritrovati amici modellisti anonimi ed eccoci qui per analizzare l'uscita numero 51 della collection American Cars, le più potenti auto made in USA. In questa uscita la protagonista è la Chevrolet Monte Carlo del 1974. Naturalmente uno sguardo al fascicolo prima di cominciare. Prima parte dedicata alla vettura, con tante fotografie, con tante notizie in merito alla vettura, quindi la sua nascita, le prime versioni, le evoluzioni che si sono succedute nel tempo, una bella fotografia grande e con un'alta definizione, con la scheda tecnica. Segue una sezione sui primi modelli prodotti dalla Chevrolet. Un'altra sezione con riguardante i ponti americani, quindi queste strutture che fanno parte un po' del paesaggio americano. La pagina dedicata all'evento relativo all'anno del modello allegato all'uscita, quindi siamo nel 1974, riguarda il sequestro di Patricia Hearst. Quindi questo, il sequestro di questa ragazza, era molto molto giovane, ragazza che poi si è unita alla causa dei sequestratori, ma la situazione poi non si è mai risolta del tutto, non si è mai capita bene del tutto. E non manca naturalmente l'anticipazione dell'uscita successiva, la Ford GT del 2017. Vediamo per ora di analizzare questo modello. Ed eccolo qui, questo bel modello, questo bellissimo modello. Purtroppo è nero, il nero come sapete non mi piace molto, ma in questo caso le cromature e le cornici metalliche ci vengono in aiuto, in grosso aiuto. Bello anche lo sfondo, naturalmente la parte posteriore della teca ci mostra i dati tecnici della vettura, un grosso motore, un consumo in linea con quelli che sono gli standard americani delle potenti auto americane, l'architettura V8, i cavalli, la velocità e il costo in dollari. Ma vediamo un po' di analizzare meglio questo modellino. Ed ecco il nostro modellino. Vi anticipo già che secondo me si tratta di un modellino davvero davvero ben fatto, un buon modellino, un ottimo modellino, tenuto sempre conto della fascia di prezzo e diciamo del fatto che sia un prodotto da edicola. Vedete questo modellino dalle linee molto molto particolari, ricercate, elementi di design, soprattutto guardate il lunotto posteriore con questa strana forma che mi ha colpito molto, quindi una forma insolita, inusuale, ma molto 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 personale. Vedete l'auto vista da sopra, ci saranno sorprese anche per quanto riguarda gli interni, ma noi cominciamo ad analizzare il modellino partendo dal frontale. Eccolo qua, vedete questa bella griglia cromata, griglia che in parte prosegue sotto la lama del paraurti, una griglia che presenta l'annerimento anche per quanto riguarda le parti interne, quindi sono ben messi in evidenza la cornice e i listelli orizzontali e verticali. La parte interna della cornice è correttamente annerita e quindi ha dà un senso di profondità davvero davvero molto buono. Molto ben fatte sono anche le frecce poste ai margini dell'anteriore, vedete, hanno anche questo particolare effetto simile all'originale, se vogliamo, sembrano un po' più bianche avanti e sono correttamente colorate in arancio nella parte posteriore. A dirla tutta, se proprio volessimo trovare il classico pelo nell'uovo, queste frecce, queste piccole luci a metà altezza presentano un'nervatura che in realtà dovrebbe essere nel colore della carrozzeria, in questo caso sono trasparenti come la plastica che è, della quale sono fatte.
qualcuno potrebbe anche divertirsi, prendersi 5 minuti per colorarla di nero, tanto più che la vettura è nera, quindi è un colore molto molto facile da replicare, ma possono stare anche così. Una piccolissima pecca, ma sarebbe pretendere davvero tanto. Molto molto particolari i fari, che presentano all'interno l'inizio presentano all'interno una parte cromata, quindi sono molto molto incassati, e presentano una parte cromata prima di arrivare alla parabola vera e propria, che restituisce un'idea di profondità veramente veramente eccezionale. Sembrano fari praticamente veri. Quindi la parabola è molto molto arretrata, questo effetto lente li fa sembrare davvero molto molto ben fatti. Non so se si riesce a vedere, provo a ruotare un po' il modellino, ma la messa a fuoco non sempre è ottimale. Va bene, comunque fidatevi, sono fatti davvero molto 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 bene. Carina anche la targa, qui abbiamo lo stemma. Vediamo un po', questa messa a fuoco non mi piace per niente. Qui abbiamo lo stemma Chevrolet, un bel cofano lungo con questa grossa nervatura centrale, questa sopraelevazione centrale, il parabrezza contornato da cornici cromate con i tergi cristalli ricavati allo stampaggio del parabrezza stesso. Ma anche in questo caso, come in molti altri casi è accaduto, sono quasi praticamente annegati sotto al profilo del sotto al bordo del cofano motore, quindi va bene anche così. Sono poco visibili, ci sono tampografati correttamente in nero, va bene così. Passando alla vista laterale della vettura, quindi lato sinistro, cosa troviamo? Purtroppo il nero crea grossi problemi di messa a fuoco. Ecco qua, forse così ci siamo un pochino. Vedete, c'è questa fiancata ricca di cromature, di listelli, vedete questi che corrono sotto porta, tutte le tampografie color metallo che contornano il passaruota, quest'altra che corre a mezza altezza tra il passaruota anteriore e la fine dello sportello, le cornici dei vetri laterali. Vi dicevo che il nero non mi piace perché molte volte omettono le cornici, perché nero su nero si vedrebbe poco. In questo caso comunque i vetri laterali tutti sono evidenziati appunto da questa cornice metallica, come anche questo piccolo e particolare finestrino, quella che sarebbe la terza luce. In questo caso no, è la seconda, perché sono due finestrini, ma è quello ricavato sul montante, e anche questo è contornato da una cornice cromata. Quindi sono tutti ben messi in evidenza. Vanno bene anche le maniglie apertura porta, sono ricavate allo stampaggio della carrozzeria, quindi sono tutt'uno, sono una fusione di metallo, ma sono molto molto sottili e piccole, e con un accenno di fossetta per poterci infilare le mani in caso di apertura. Bene, gli specchietti separati dalla carrozzeria, ben fatti, naturalmente la superficie riflettente è resa con un goccio di vernice. Dietro a questo particolare finestrino a sviluppo rettangolare c'è lo stemma della casa costruttrice, quindi la Chevrolet. Poi, passando ai cerchi, i cerchi non hanno i fori passanti, questo è un po' un peccato, però sarebbero dovuti essere dei fori davvero molto molto piccoli, quindi questi sono raggi molto molto sottili e fitti. L'effetto è comunque buono, è buono perché sono del colore giusto, sono un po' più metallizzati per quanto riguarda la parte esterna, mentre tutta questa parte più interna ha un aspetto un po' più brunito e statinato, quindi anche in questo caso l'idea di profondità in alcune condizioni di luce è davvero notevole, ma già andrebbe bene così. Sui mozzi sono riportati i simboli del marchio della vettura, e poco prima della portiera abbiamo il logo Monte Carlo scritto in questo particolare carattere corsivo tra lo sportivo e l'elegante. Passando al posteriore, cosa
troviamo anche qui una situazione abbastanza piacevole. Il grosso paraurti cromato, questo profilo metallico che va a incorniciare i fari posteriori, prosegue lungo il bordo inferiore del cofano e poi si alza nuovamente in corrispondenza alla targa per poi riprendere il suo percorso. Tutte le tamponografie sono ben posizionate, sono molto molto precise, considerando anche la complessità delle linee che devono seguire. Molto molto belli i fari posteriori sono fatti davvero molto molto bene, hanno la cornice cromata intorno al faro. Questo puntino cromato al centro altro non è se non lo stemma della Chevrolet, però naturalmente è molto molto piccolo, non si poteva pretendere una buona definizione dello stesso, ma c'è, è stato messo, va molto molto bene. Come potete notare poi, i fari presentano delle, vediamo se, ecco qua, delle linee orizzontali, vedete come si vede benissimo anche l'ottica interna. Purtroppo sul fascicolo non c'è nessuna foto della vettura vista da dietro. Ho cercato le foto su internet della macchina ed effettivamente l'ottica dei fari è così, quindi l'esecuzione della fanaleria anteriore e posteriore secondo me è davvero davvero eccellente. Questi due quadrati dipinti in argento in realtà sono le luci di retromarcia, avrebbero potuto farle in plastica trasparente, sarebbe stato il top in questo caso. Sono molto molto piccole, va bene così, avrebbero dovuto realizzarle facendo un strato posteriore di argento e poi la plastica trasparente davanti, sarebbe stato forse un po' troppo complicato. Va bene anche così. Il pulsante di apertura del cofano, questo lungo cofano, il lunotto posteriore davvero molto molto particolare, con questa forma spezzata, non una forma continua, e come vedete questa parte che va a coprire poi i posti posteriori della vettura è rivestita in vinile, quindi sui modelli reali in alcune occasioni, ad esempio nell'allestimento Landau, questa parte era rivestita in vinile, quindi da questo si nota appunto la differenza di colore, lucida la macchina, opaca, satinata, questa parte qui. Quindi il posteriore va tutto bene, i due scarichi cromati sono molto molto carini, il lato destro della vettura è identico al sinistro, quindi solo notizie positive. La parte superiore della vettura è questa. La parte inferiore ci mostra il solito accenno di meccanica e i due terminali di scarico cromati. Altra sorpresa di cui vi parlavo è l'interno, e all'interno dobbiamo segnalare cosa? La parte superiore delle razze del volante in un colore giallo senape, come anche la strumentazione, purtroppo si vede veramente poco, eccolo, vedete un po' così, vedete che la parte della strumentazione è colorata color senape, quindi anche in questa uscita finalmente non tutto l'interno è nero, non sono riportati, almeno così non si vede, no, sicuramente no, non sono riportati gli strumenti sul tachimetro, ma in ogni caso un tocco di colore agli interni non fa certo male, anzi fa tanto tanto piacere. Gli interni sono naturalmente ben fatti, come sempre in questa collezione. L'unico dubbio che mi viene è che in questo caso vedo una panchetta unica all'anteriore. In alcuni casi, soprattutto nell'allestimento Landau, quindi quello che ha la parte posteriore del tetto rivestita in vinile, avevano anche due poltrone distinte per l'anteriore, poltrone che potevano anche ruotare verso l'esterno per facilitare l'accesso alla vettura, l'accesso e anche l'uscita dalla vettura. Non escludo che ci possano essere state versioni intermedie o qualche modifica che abbia portato appunto a questa configurazione. In ogni caso il modello mi va bene così, molto molto carino, molto bello, molto d'effetto.
una linea quindi molto bella, molto riuscita, davvero davvero una bellissima realizzazione. Con questo è tutto e un arrivederci alla prossima recensione.